Signore e signori, buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Io sono Alessi, questo è un canale dedicato alla riflessione su tantissimi argomenti diversi. Oggi volevo però fare un video un po' soft e quindi parlare di nuovo di occhiali, parlare di nuovo di psicologia, perché ho trovato un sito fantastico dove praticamente pretendono di dirti qual è la tua personalità in base a come ti sistemi gli occhiali. Faccio una precisazione, questo sarà un video leggero, non crediamo veramente a queste cose, però come l'oroscopo, no, non ci crediamo, però lo leggiamo lo stesso perché è divertente. Allo stesso modo, da un lato credo che effettivamente una parte della personalità si rispecchia anche nel modo di muoversi e quindi muovendosi comporta anche il sistemare gli occhiali e quindi che effettivamente sia possibile che in base a come sistemi gli occhiali si veda un po' qualcosa della tua personalità, da lì a poter stilare un profilo di personalità completo in base a come ti sistemi gli occhiali. Ecco, quello lo vedo un po' oltre i limiti delle possibilità di un tipo di ricerca del genere. Comunque sono curiosa, volevo sapere, come nell'altro caso, no, in base a che occhiali scegli, che personalità sei, che personalità sono o risulto in base a come mi sistemo gli occhiali. Allora io vi farei vedere subito come me li sistemo io, perché così dopo non vengo influenzata da quello che leggo, no? Cioè, ho visto le immagini però non ho capito niente, per cui andremo insieme a scoprire questa pagina. Allora, sapete che gli occhiali cadono ogni tanto e il classico secchione americano fa così per sistemarseli. Ecco, io una cosa che trovo veramente poco elegante, essendo una donna raffinata, come avete visto li tiro giù così, ma li tiro su anche alla stessa maniera, quindi li prendo qua lato e li sistemo dove mi serve che siano. Vedete, è comodissimo questo sistema perché posso sistemarli veramente dove voglio. Andiamo a vederli tutti, così magari se c'è qualcuno che li tira su in modo diverso vediamo anche qual è la vostra di personalità. Studioso, anche detto secchione, pensate a vostro compagno di classe, quello che prende sempre 8 nel compito di matematica e non te lo passerebbe neanche a morire perché lui sui libri ci passa le ore. Sicuramente lui picchietta gli occhiali da un lato nel tentativo di sistemarli il meglio possibile. Quindi picchietta da un lato così? Cosa vuol dire picchietta da un lato? Scusate, ma sono caduti e li picchietta da un lato, cioè io non riuscirei a sistemarli così, vabbè, non sono sicura di aver capito bene cosa vuol dire li picchietta da un lato così. Il secchione. Sì, è proprio lui, quello che si tira sugli occhiali fino al principio del setto nasale, posando il suo ditino al centro della montatura tra una lente e l'altra. Di così. È una persona regolare, ordinata e, diciamocelo, forse un po' troppo perfettina. Con il tempo rischia di diventare un maniaco del controllo e se una ragazza dovesse per sbaglio stampargli un bacio sulla lente di un occhiale al posto che gioire, potrebbe dare di matto. Questo succede anche a me, cioè se qualcuno mi mette le ditate sugli occhiali e gli tiro qualcosa, perché dopo mi tocca andare a pulirli e non le ditate sono particolarmente difficili da togliere via, quindi state lontani dai miei occhiali se volete sopravvivere. 3. Quello che so tutto io. A questo soggetto servono addirittura 3 dita della mano per posizionare gli occhiali nel modo giusto. Non osate contraddirlo, è un tuttologo o crede di esserlo. Da evitare assolutamente se non volete che vi asciughi con le sue teorie. Cosa vuol dire che vi asciughi con le sue teorie? Come fa una persona asciuga? Questa non l'ho capita. Se qualcuno ha capito la battuta me lo scriva sotto e mi spieghi anche cosa vuol dire. Tra l'altro non ho capito neanche come fa a sistemarsi gli occhiali, perché qua c'è questa immagine di sto tipo che fa così con gli occhiali con 3 dita, di cui 2 sul lente. Se sono effettivamente secchioni o persone molto intelligenti, trovo molto difficile che uno proprio vada a mettersi le dita sulle lenti, non so da quanto agli occhiali, magari è uno di quelli, come si diceva l'altra volta, che li ha per bellezza e non sa come si usano, perché se tu fai così dopo ti rimangono le ditate. Non faccio neanche vedere sta volta come si tirano su, perché sennò mi sporco gli occhiali. 4. Il disprezzatore. Mentre gli altri parlano, finge di ascoltarli, ma in realtà non fa altro che pensare che quello che sente siano solo una marea di cavolate inutili. Da cosa lo potete capire? Si tira sugli occhiali in un modo unico, con il dito medio. Abbiamo detto tutto, questa mi sembra veramente una barzelletta, eh? Si tira sugli occhiali, quindi al centro qua, tiriamoli giù al solito, e tiro su al centro con il dito medio. Non ho mai visto una sola persona che tiri sugli occhiali in questo modo, va benissimo, andiamo avanti. 5. L'insolente. Comprenderete quanto incontrerete, va bene, non sembra uno scioglilingue, vediamo chi riesce a dirlo. Comprenderete che quando incontrerete, nuovo scioglilingue, peggio di tigre contro tigre, questo tipo di soggetto non potrete, c'è un altro rrr, fare altro che irritarvi per il suo atteggiamento. Mi fa infuriare solo a sentirne parlare dell'insolente. L'unica cosa che potete, questo è veramente il letterato che ha scritto sta cosa, che potete fare è cercare di riconoscerlo prima che si avvicini troppo ed evitarlo. Come? Lui è quello che per sistemarsi gli occhiali usa indice e pollice.
Indice e pollice, così. Aspetta, sto cercando di capire l'immagine, quindi tiriamoli giù. Cioè, l'indice con la mano girata in via. Cioè, ho capito che deve farsi vedere, ma non è particolarmente pratico neanche questo modo per sistemare. Sei il Buddha. La sua parola d'ordine è relax e l'unica cosa che gli interessa è la pace dei sensi. In classe è quello che cerca sempre di mettere tutti d'accordo e il suo modo di sistemarsi gli occhiali è davvero unico. Utilizza ben due mani, l'una a sostegno dell'altra. Beh, devo appoggiare il cellulare per questo. Praticamente si sistema gli occhiali così, con una mano qua su, cioè. Non lo so veramente dove le hanno trovate queste persone. A questo punto è il caso forse che vada a fare io un elenco di come secondo me le persone si sistemano gli occhiali. Sentiamo le altre boiate che ci scrivono sotto. Il Facebook dipendente. Oltre a interagire con il suo smartphone non appena ne ha l'occasione, è così abituato a mettere like su Facebook che usa il pollice in alto anche per sistemarsi gli occhiali. È davvero invasato, arriva a usare anche il doppio pollice, quindi c'è il pollice, ma questo è già più comodo. Ottavo, Jedi. Non poteva mancare il genio cosa c'entra il genio informatico con gli Jedi? Qua devo fargli una lezione di fantascienza. Non poteva mancare il genio informatico, che se vi si inceppa il PC mentre state scrivendo l'ultima pagina della tesina di maturità e credete che la vostra vita sia finita, cercate quello che si dà un colpetto sulla stanghetta ogni tanto. Lui è il mago del PC. Lui salverà la media scaricando tutti i compiti da internet quando ne avrete bisogno. Tenetevelo stretto, però non ho capito. Cioè, sembra che faccia così per sistemare. Cioè, come. Ecco, cioè. Non lo so. Secondo me hanno fatto questa cosa apposta per vedere se qualcuno la provava e si rimbecilliva a forza di fare sti gesti scemi. Secondo me le persone normali gli occhiali si sistemano così. Ma al solito magari è solo una mia sensazione, quindi fatemi sapere voi come vi sistemate gli occhiali, se ce n'è una sola di queste che abbiamo menzionato che secondo voi possa essere credibile e secondo voi quali sono le alternative. Trovo che sia stato veramente un peccato perché secondo me effettivamente potrebbe esserci una, come dicevo prima, una corrispondenza tra il modo di sistemarsi, quindi tra i movimenti e quello che poi è la nostra personalità, anche perché mi sono accorta che è una cosa che succede molto spesso quando per esempio si cammina per strada. Io trovo veramente interessante il modo in cui la gente cammina, perché trovo che in base a come cammina si capisca molto della propria personalità, in genere da come si muove all'interno dello spazio. Per cui è un peccato che questa lista di sistemarsi gli occhiali sia fatta così, probabilmente per ridere, però sia sostanzialmente poco credibile, ecco, pur facendo una cosa molto superficiale come un discorso del genere, cioè della personalità associata al modo di sistemarsi gli occhiali, mi sarebbe piaciuto vedere qualcosa di, ripeto, più plausibile e magari un po' più studiato, per cui magari non lo so, potremmo andare a farlo noi. E fatemi sapere qui sotto appunto cosa ne pensate, quali sono secondo voi i vostri sistemi per sistemare gli occhiali e come riflettono magari sulla vostra personalità o la personalità delle persone che conoscete. E con questo io concludo, noi ci sentiamo tra qualche giorno con un nuovo video, nel frattempo auguro a tutti una buona giornata. Grazie.